Palermo piange Gigi Buruano, stamane allestita al Teatro Biondo la Camera Ardente. Uno tra gli artisti più amati al pubblico palermitano, è morto ieri durante il sonno a quasi 69 anni. Era affetto da epatopatia ed a proposito di questa patologia Salvo Pipera ha raccontato un aneddoto che ricorda l'ironia dell'artista. «Sto morendo, ma il fegato sta bene», avrebbe detto Gigi Buruano pochi giorni prima di morire. È morto solo, si era lasciato andare, erano parecchi giorni che rifiutava il cibo, non riusciva a dormire. Ha ancora continuato Salvo Pipera descrivendo gli ultimi giorni di vita dell'artista, al quale era legato da un affetto quasi filiale, come ha sottolineato in un post su Facebook, nel quale su Buruano scrive «Ti ho amato come un padre, la tua voce la porterò sempre con me». Al Teatro Biondo, in tanti a attendere l'arrivo della salma per l'ultimo omaggio a Gigi Buruano. Biondo è, dovrebbe essere la casa teatrale di... Il Biondo è, o dovrebbe essere, la casa teatrale di tutti i palermitani. E Gigi Buruano, anzi Luigi Maria, come lui voleva essere chiamato per rispetto... Era l'attore che meglio ha rappresentato Palermo, almeno negli ultimi 40 anni. Per cui mi è sembrato giusto aprire il teatro alla Camera Ardente, perché negli ultimi anni non è stato possibile averlo ed è stato un vero peccato. Di lui, secondo me, si può dire che era un grandissimo talento. Nemico di se stesso, perché poi lui stesso aveva questa specie di cupio di solvi che lo aveva portato a dissiparsi in questa maniera così assurda. Era il 2005, facevamo un festival che si chiamava Palermo Mia, era un festival dedicato a mio padre Salvo Licata e lui faceva la regia del Trionfo di Rosalia e io per quell'occasione ho raccolto tutti gli attori di mio padre, Sperandeo, Buruano, Libassi, Civiletti, tutti c'erano, Rory Quattro, tutti. E infatti c'è chi mi ha detto hai fatto un colossal. Buruano aveva 17 anni quando è venuto a casa mia, quindi diciamo intanto era bellissimo, bravissimo e mio padre lo adorava e diceva sempre lui è il Robert De Niro palermitano, lui deve diventare un grande e aveva ragione. E l'artista non ha collocazione e Gigi era artista. Per caso nato a Palermo e di cui ne ha fatto un portabandiera eccezionale. Con Gigi se ne va una parte del teatro popolare autentico, non è quello inventato, se ne va la parte di Palermo più genuina, più vera. Con Gigi credo che abbiamo fatto delle rappresentazioni che sono rimaste storiche. E in tutto questo voglio ricordare che se n'è andato un signore che si chiama Giorgio Libassi, anch'esso artista, fra l'altro erano compari. Ma questa è la storia, la geografia io non sono bravo. Spero che Buruano non solo non sia dimenticato, ma che sia ricordato e che abbia il giusto spessore di quello che lui ha dato al teatro, non al teatro locale, ma al teatro in genere. Le rappresentazioni che io ricordo che erano apprezzate in una piazza come Catania, dove Sunseri, il critico della Sicilia, scrisse un'operina alla Borghembesse, e parliamo di Sangue e Latte, che fu il preludio a Palermo Car, al Rancotano. E allora il Rancotano lo facevo io. Poi lui passò perché io andai a Roma, cioè vicissitudine, ma Buruano, Giorgio Libassi, questi sono capisaldi del teatro popolare.
Allora non c'erano i tempi come oggi, perché diventasse quello che oggi nei napoletani e anche nel Veneto avviene. Cioè che un teatro che appartiene all'Italia non è collocato in una regione come se fosse limitata, perché lo dico sempre, Eduardo parlava di Napoli e della napoletanità, ma nessuno mi venga a dire che teatro dialettale.